Gli schermi capacitivi sono da tutti ritenuti migliori dei display basati su tecnologia resistiva, ma è veramente così? Cerchiamo di approfondire il discorso. Va detto innanzitutto che gli schermi resistivi sono basati su una tecnologia molto più vecchia rispetto a quella che caratterizza i display capacitivi. Risale al 1995, il primo prototipo di tecnologia resistiva. I modelli che montano schermi capacitivi sono per l'appunto il T-Mobile G1, gli Apple iPhone, quindi sia 3G, 2G e 3GS, e il Samsung Omni HD. Il touchscreen capacitivo genera un flusso di elettroni attraverso la superficie del display. Quando un oggetto capacitivo, come le dita umane, toccano lo schermo, il flusso di elettroni si distorce. Il dispositivo, tramite dei sensori posizionati in ciascun angolo del display, rileva la distorsione e assegna le coordinate del tocco. Ecco perché su schermi capacitivi non è possibile utilizzare oggetti inanimati, come ad esempio i pennini. Anche se questo non è vero, perché sono usciti dei pennini fatti apposta proprio per l'iPhone, comunque va bene, o per appunto schermi capacitivi. Lo schermo resistivo, invece, viene incluso in cellulari come il Nokia N97, il Nokia 5008 Express Music e molti altri. Il touchscreen di tipo resistivo basa il suo funzionamento su resistenza elettrica, per l'appunto. Premendo lo schermo si crea un contatto tra due strati conduttori di elettricità. Il dispositivo traccia le coordinate posizionali del contatto, comunicando i dati al sistema operativo. Adottano questo tipo di schermo tutti i terminali touchscreen della Nokia, ma anche moltissimi altri cellulari. Cerchiamo ora di fare un confronto valutando alcuni aspetti fondamentali per un buon display touchscreen: la visibilità al chiuso e visibilità all'aperto. Nella visibilità al chiuso, il capacitivo e il resistivo entrambi si comportano in maniera molto buona, mentre nella visibilità all'aperto il capacitivo mantiene comunque una buona visibilità, mentre il resistivo cala perché appunto lo strato extra esterno riflette troppo la luce esterna. Nella sensibilità al tocco, invece, nel capacitivo anche il minimo contatto del nostro dito carico di elettroni con lo schermo di vetro è sufficiente per attivare il sistema di rilevamento. Non funziona con oggetti inanimati, come avevamo detto, come unghie, guanti, pennini, eccetera, eccetera. Il riconoscimento delle grafie è quindi ancora macchinoso. Invece in quello resistivo la pressione è fondamentale per interagire con lo schermo e si possono utilizzare le dita, le unghie e i pennini. La possibilità di utilizzare il pennino è molto importante nel mercato asiatico per il riconoscimento dei caratteri scritti. Nel costo, invece, il capacitivo è più costoso del display resistivo, dal 10 al 50% in più, questo dipende dall'azienda produttrice. In un cellulare di punta questo costo extra non fa certo la differenza, mentre per un cellulare di fascia media usare uno schermo capacitivo potrebbe essere proibitivo. Mentre lo schermo resistivo è molto economico. Il multitouch nel capacitivo, questa funzione dipende dall'implementazione del software, mentre nel resistivo non esiste, non c'è nessun sistema multitouch, perché senza una riprogettazione nel modo in cui uno schermo resistivo è collegato all'elettronica del terminale. Parte dalla robustezza al capacitivo, il materiale utilizzato di solito è il vetro. E sicuramente questo materiale non è invulnerabile ed è sicuramente incline a rotture dovute a impatti, ma è anche più resistente a graffi e ammaccature occasionali. Mentre quello resistivo, la natura stessa degli schermi, implica la presenza di uno strato superiore morbido e soffice, abbastanza da essere premuto verso il basso. Questo rende vulnerabile lo schermo a graffi e danni minori. Uno schermo resistivo, inoltre, potrebbe andare incontro a un'inevitabile usura, rendendo necessaria una cura frequente. Come conclusioni possiamo dire che gli schermi resistivi hanno sicuramente i loro vantaggi: poter utilizzare un pennino, uno stilo, costi di produzione contenuti, possibilità di essere impiegati in dispositivi robusti e riescono a gestire condizioni climatiche più estreme. Questo confronto può essere vinto da entrambi, come nella maggior parte dei confronti tecnologici. Infatti, più che considerare queste due tecnologie come rivali, viene più naturale vederle come un'alternativa l'una all'altra, con punti forti e punti deboli.
e quindi aspettiamoci di vedere ancora molti terminali resistivi e capacitivi uscire dal mercato. Certo, il fascino dello schermo capacitivo è probabilmente superiore, ma qui entriamo in un discorso soggettivo e o forse non ne siamo mai usciti.